Si parla di musica, hip hop ovviamente, cultura hip hop, dischi di nicchia, dischi di un certo livello. Oggi voglio parlarvi di un artista molto importante, un artista, un amico, un collaboratore, un tutto per quanto riguarda il rap. È una persona appassionatissima quando parla di rap, di hip hop nelle sue interviste. Gli brillano gli occhi, è una sua caratteristica. Quest'artista è Suma Istu de Valentia, con il suo nuovo album chiamato Sul Rispetto. Adesso parleremo delle poche efficaci tracce contenute all'interno. Suma Istu, che è ovviamente un artista conosciuto a livello sardo e a livello internazionale, partito con i Mogoro Posse tantissimi anni fa, penso una trentina, per poi nel 1995 formare i Valentia e continuare appunto questo percorso. Questo nuovo album è strutturato in una maniera molto particolare che poi analizzerò traccia, traccia per traccia. Non è 40 che facciamo la rima, 40 in camera, mi aveva incantato, anche questo qui ha le sue parti. Sono due dischi, il suono, ok, lui è un puritano, si fa sentire in tutti, questo è ha dato un piccolo cambiamento al suo modo di, diciamo, non di fare le rime, ma di cercare le produzioni, penso. Andiamo a vedere il contenuto di questo album, appunto, su Maistu, su Rispetto LP. È un album strutturato in una maniera molto particolare perché sono tre tracce e tre remix. È stata una scelta abbastanza discutibile, però mi è piaciuta l'idea. È una cosa molto molto insolita. Poi appunto ci sono dei momenti in cui, quando l'ascolti, scorre talmente bene che sembrano sei canzoni differenti, però fondamentalmente sono tre le canzoni e, ripeto, tre remix. Adesso finalmente andiamo ad analizzare, secondo la mia personale opinione, il mio gusto per quanto riguarda questo genere musicale. Entriamo nel dettaglio. Parte con la prima traccia, appunto chiamata Sul Rispetto, che dà anche il nome all'album. Parla di cultura hip hop, la cultura da conservare, da preservare, da custodire. In buona sostanza, lui è appunto un originatore e un custode di questo genere a livello nazionale, a livello mondiale, perché comunque è iniziato tantissimi anni fa. Questa traccia mi piace, ricorda come sonorità, intendo un Q-tip dei tempi di Amplifield, molto, molto particolare. Passiamo alla seconda traccia, bellissima, Il senso del perdono. Ci ho messo un attimo a capirla, per poi scoprire che è un padre che parla appunto al proprio figlio, e su Maestro interpreta tutte e due le parti. In questo caso io, come sapete, sono uno scopritore, ho attivato
il sample scanner, cercherò di mettere anche un effetto speciale di questo, ci ho pensato tanto, un sample scanner, e qui abbiamo il campionato di Earth, Wind and Fire, Fantasy, questa cosa voglio che venga confermata o smentita, però mi son bastate poche note, una frazione di secondo per farmi drizzare le antenne e scoprire il sample. È una delle cose che mi piacciono di più, andare a scoprire dove andate a raschiare, a prendere. Niente da dire, una traccia che fa anche riflettere, appunto, come fa riflettere su Maestro. Su Maestro non è mai sbuffone, mai non vanta mai skills, lui prende il microfono e canta. E la terza ed ultima traccia, che non è ultima traccia perché poi la riprenderemo nella traccia 6 remixata, mi è partita la limba, Sa guerra de doña dire. Qui abbiamo tutta la concettualità, lo spirito dei Valentia racchiusi in un sumaisto, no? Rime, un disco che ti prende, ti cattura, ti fa cantare già dalla seconda volta. Io anche le rime che troviamo sono bellissime, una in particolare che cercherò di ricordare, qualcosa tipo Sabi musicare ta da mangiano ghizzi brutti vizi nara gudu doca bai besi già rimadici. Ragazzi, dove siamo? Ci sono anche rime in italiano, in sardo. A me lui piace in sardo. Spero di aver ricordato il pezzo, perché mi è entrato subito questa parte. Diciamo per... Adesso andremo ad analizzare le parti remixate. Prosegue con la traccia 4 sul rispetto, ed è il remix appunto della traccia 1, sempre sul rispetto. Un fantastico synth, diciamo west, con un basso grasso pieno. È un pezzo elaborato, non stiamo sullo statico intro 16-8 senza bridge come si faceva nel 90. Qui ha spaziato, è andato a lavorare in maniera differente, ha rotto un pochettino questo sistema di appunto 16-8 che tutti noi continuiamo a usare. Quindi bello, preferisco la prima versione rispetto alla seconda, anche se questa produzione è molto bella, è che io mi abituo alle cose, i remix a volte mi vengono un po' difficili da digerire, in questo caso preferisco la prima. La traccia numero 5 è ovviamente la numero 2 remixata, che diventa 5, Il senso del perdono. Potrebbe tranquillamente essere una traccia di Pretty Lights, come ricerca del suono. È bellissima, deve essere, secondo me è bella anche la base da sola, ma ovviamente gestita dalle rime del suo maestro acquista un valore. Mi ha riportato per un attimo, per ogni volta che l'ascolto, riporta un attimo ai 60 Hz di Sciocca, per me, lo sto dicendo io, e qui sto facendo un super complimento, perché di un disco bomba, però mi ha portato su quell'atmosfera lì bella. E anche qui purtroppo preferisco la prima, io mi abituo nonostante sia bellissima. E per chiudere, Sa guerra de doña dire, che appunto è la 3, che diventa la 6.
Il remix è molto efficace. Non saprei quale scegliere tra i due. Questa cosa mi ha spiazzato. Devo continuare ad ascoltarlo. Comunque il disco è presente nella mia libreria. È un ascolto quotidiano dal momento in cui mi è stato passato questo pack, per questo press kit, dove appunto su Maestro è molto meticoloso in queste cose. Non ti lancia via un disco e ti dice arrangiati, fa le cose fatte bene, e penso che le voglia anche dagli altri. Ovviamente una recensione non può essere controllata o manovrata. Ecco, ad ogni modo si tratta di un gusto puramente personale. Tra le altre cose, ho chiesto io a lui questa cosa. Solitamente le persone mandano, mi arrivano album o altre cose, non tutti i giorni, però molto spesso. In questo caso sono io che sono andato a cercarlo. Lo voglio subito, lo voglio ascoltare e lo voglio recensire. L'etichetta è la Nuragica Records Roots, mixato alla Sonada da conosciuto il veterano Andrea Aru e Vladimiro Frau. Ok, il master è di Federico Mindula e DJ Waldot, che è appunto Matteo Mura. Mentre per quanto riguarda le grafiche, le copertine sono, leggo qui, Stefano Pia e Matteo Melis, e le grafiche di Fabrizio Melas. Io non conosco queste persone, non conosco i gradi, però che si parla di studi, di mix e master, magari qualcosa, però queste cose io non le conosco, e leggo semplicemente. Ora, prima di chiudere, considerazioni finali, personali, sempre, ripeto, sono mie considerazioni, non mi considero un esperto, ma un ascoltatore di lunga data. Posso dire che quest'album, io faccio diversi ascolti, casse a tre vie, cuffie, casse coassiali, ascolti finali, come mi hanno insegnato nei dove ho visto fare grandi studi di registrazione, le casse del cazzo, chiamiamole così, sono quelle che vengono fuori dai monitor dei computer piuttosto che quelle comprate al supermercato. In cuffia sono si riescono a estorcere più suoni, ci sono più cose rispetto a un ascolto, chiamiamolo Nearfield o come volete, comunque un ascolto classico su casse o sui cellulari, che all'interno hanno delle cuffie ovviamente coassiali, non hanno le vie. Questo qui è un disco da impianto, proprio da ascoltare bene. Appunto, soprattutto per apprezzare le produzioni musicali, le strumentali, i beats. Per quanto riguarda la presa microfonica, si capisce, si scandisce ogni singola parola in italiano e in lingua sarda. Sempre una mia considerazione personale, io preferisco in limba, nonostante le sue metriche sono efficaci in lingua italiana, ha un taglio pienamente 80-90 come flow. Ripeto, questo è un artista che non è uno di quelli, non è uno sbuffone, non vanta skills, io spacco, io ti faccio, io ti prendo, ti sono migliore di te, io sul palco rompo, faccio, no, questo è il suo,
lui viene dato un microfono, si mette lì davanti e è parte integra, va a diventare quell'ultimo strumento che completa la strumentale che gli viene fornita. Un solo, non so se chiamarlo rimprovero, ma non mi permetto. Unica nota, diciamo, negativa, che poi negativa per neanche più di tanto, non ci sono errori in questo disco, ne avrei voluto di più. Tre pezzi non mi bastano, perché di tre pezzi si tratta. Avrei voluto sei pezzi, un remix. Però l'album è stato strutturato così, sul rispetto, che io rispetto la scelta di quest'artista. Se ho dimenticato qualcosa, credo di sì. Ho dimenticato, nel senso, cose che scrivo io, appunti miei, niente di che. È un disco da avere, assolutamente. Adesso qui metterò il link per come ottenerlo, come contattare l'artista. Ripeto, c'è anche un fantastico video che ho visto, non sono stato informato di questa cosa, l'ho scoperto, ed è bellissimo. E quindi diciamo che c'è tutto. Io aspetto un altro album ancora di Submaestro, perché mi piace troppo. Che dire, alla prossima! Una piccola precisazione: ho dovuto fare un video a parte dove non è che sono entrato in una linea spazio-temporale dove all'improvviso mi sono trovato con i capelli tagliati con la lametta e la barba, come sempre in Sardegna mi sono dubbio. Una piccola precisazione: giustamente con il Submaestro abbiamo rivisto delle cose, è giustissimo, perché anch'io da beatmaker giustamente ci ho sempre tenuto i crediti. I beats delle versioni, diciamo, delle tre versioni normali, chiamiamole così, sono di Mr. Rogga, che è astigiano ma trasferito in Andalusia. Mentre per quanto riguarda la parte dei remix, è curata da Funky Drops, che è un beatmaker sardo che con base a Bruxelles, vive a Bruxelles. Con questa piccola integrazione non so ancora dove andrò a metterla, magari alla fine, però è giusto precisare questa cosa.